Il campionato italiano femminile 2021 ragazze elite si svolge sulla distanza di 143 km e 100 metri, partenza a Monopoli, conclusione a Castellana Grotte. 110 sono le atlete partecipanti. Dopo la fuga di Maria Vittoria Sperotto e di Rossella Ratto si involano due favorite, Elisa Longoborghini e Soraya Paladin. La loro azione tuttavia preoccupa altre atlete e così in breve le due battistrada vengono raggiunte da Tatiana Guderzo, Sofia Bertizzolo e Ilaria Sanguinetti. Ecco appunto Tatiana Guderzo che aggancia alla testa della corsa Elisa Longoborghini e Soraya Paladin. Poi altre atlete si accodano alle battistrada, si forma un nucleo che comprende Malcotti, Paladin, Realini, Magnaldi, Silvestri, Bertizzolo, Alessio, Cavalli, Sanguinetti, Guderzo e Longoborghini. A 1900 metri dalla conclusione, approfittando di un dislivello, scatta ancora Elisa Longoborghini, distanzia la Alessio e la Sanguinetti e va a conquistare la sua ottava maglia tricolore, terza per quanto riguarda il titolo in linea. Prima Elisa Longoborghini, 2021, campionessa d'Italia della cronometro, campionessa d'Italia in linea. Seconda si classifica Tatiana Guderzo, terza la Sanguinetti, quarta la Cavalli, quinta la Alessio, sesta la Bertizzolo e nello sprint per la settima posizione prevale la Silvestri. Ottava è la Magnaldi, nona la Realini e decima la Paladin. Replay con l'arrivo vittorioso di Elisa Longoborghini, classe 1991, ragazza della provincia del Verbano, Cusio Ossola, punta azzurra all'Olimpiade di Tokyo.